6:28, siamo a mezz'ora da Pescara. Adesso siamo in un autogrill, stiamo facendo colazione. Abbiamo mangiato la pasta con metà Nutella e metà pistacchio. Leggendario. Tutto in caffè americano. Com'è andato il viaggio? Abbiamo fatto 2 ore. Com'è andato il viaggio? Giusto per... Noi siamo lì dove c'è il puntino blu e dobbiamo ancora arrivare. Ok. 9:31, siamo in una stazione di servizio in Molise, in mezzo al nulla. Là, come dice Kevin, c'è una casa del Marocco. Guarda che faccia da culo che ha in casa. Che cosa ne pensi, Marco? Di che? Della pasta da fuori, ricordo. Mancano tipo 80 km e siamo arrivati. Sì, esatto, dai. C'è questa musica. Bellissima. Kevin Lavavetri, leggendario. È la 16ª volta. All'area di servizio Sarni. Vetri pulitissimi, tra l'altro. Lava. Leggendario. Hai l'attacco? No, non credo. Risposte casuali. Vai, esperto. Lo fa nella vita come mestiere. Ecco, l'ha sporcato tutto. Sì, e 46. Lì c'è un piccione seduto. Siamo arrivati a Polignano a Mare, leggendario. Abbiamo trovato parcheggio abusivamente in una piazza. Bellissimo. E niente, lì c'è una fontana, adesso andrò a bere. Wow. La vita della piazza. 12:11, sto mangiando il polpo fritto, il panino col polpo fritto con vino bianco per il pranzo. Leggendario, al Pescara. Santur. Il Santur. Leggendario. Sempre magnare stai, sempre magnare stai, sempre magnare stai.
Sempre a mangiare stai. Sempre a mangiare stai. Abbiamo appena finito di fare il bagno nel mare, nel Polignano Mare Adriatico. Bello. Bello. Sì, dai. Sì, dai. Sta, l'acqua è bella. Esatto, no, infatti bello. Il posto, bello. Vuota? No, come la recensione che tutto perfetto, 3. E cosa che si chiama? Quattro ristoranti. Sì, sì. La location era molto bella. Gli ho dato 4. Ma come? Senza teli. È bello che te non hai capito niente. Qui sono diretti via all'ospedale senza teli. Io ho capito teli. Non lo so. Che schifo. Ciao. Ci svegliamo senza fede. Sì, sì. '17:16, ecco il lungomare Domenico Modugno, leggendario. È morto? Sì. Siamo qua con la Fabiana Pellegrino, amica di Nicolas Parisi. Sono le 17:39 e sto per proclamare questa fontana qua, la miglior fontana di Polignano Mare. Abbiamo qui un tennista. È troppo larga la fascia. Ti metterla più giù. Metterla tipo qua. C'è anche la pantalla. Cioè, quella uso più giù. Qua, in realtà la uso adesso. 600 anni fa. Questa era la porta del paese. Come ci vedi? Come vedi ci sono due porte. Questa, cioè c'erano due porte. Questa è una porta più in là. Perché dopo aver superato il primo controllo, cioè aprivano questo primo portone e dovevano registrarsi qui e qui in queste due porte. E qualora si fosse trattato di nemici, avrebbero buttato acqua bollente e pietre e quindi non li avrebbero fatti passare oltre. Qualora si fosse trattato di gente che poteva entrare, aprivano anche la seconda porta e quindi entravano nel paese. Sotto primo frame. Questo è il palazzo della Marchesa, invece allora, quello domanda... è il carcere. Come si diventa Marchesa? Il re dei palloncini. Il re dei palloncini. Vabbè, allora, giusto. No, come si diventa? Lo sapessi, starei per non fuori. Qua c'era la gogna dove venivano legate qua le persone, insultate e poi portate a essere giudicate. E la gente non se lo sarebbe mai, queste cose mi arrestano, e la gente non se lo sarebbe mai, cioè non avrebbe mai affittato quelle case. Lui ha messo più pacchiaggio da portare una volta che si ha detto, ma in realtà non c'è, capito? Perché l'orologio suona ogni quarto d'ora, anche di notte, perché la signora che abita lì dentro ogni quarto d'ora, anche di notte, entra nei mani proprio nei macchinari che sono grandi. Ma non è una signora? Sì, sì, è una signora anziana. No, no, mette lì proprio per tradizione, mette la sveglia ogni mezz'ora. Capito? Ma perché ogni mezz'ora se lo suona? Ogni quarto d'ora, scusate. Allora non dorme. Cioè lì è una vita che fa sta cosa. E ogni quarto d'ora va negli ingranaggi e dà la carica, perché poi ovviamente la carica non è proprio ogni quarto d'ora, cioè tu dai una carica, ti durerà un'ora, capito? Ah, ok, poi fa da solo? Sì. Quindi è una campanara? Sì, sì. E quel... le campane. Esatto, sono le campane del paese. Sì. Perfetto. Però quelle laiche, perché lì c'erano quelle...
Cristiano, per far sì che la gente non dicesse cose negative sugli altri. Okay. E per fare questa cosa hanno lasciato sparsi nel paese vecchio varie facce, lingue, eccetera, per ricordare alla gente tipo che dall'alto vi sta guardando qualcuno, quindi non dovete parlare. Giusto. Per evitare i pettegolezzi e le male lingue tra vicini. Ecco. Azione. Questo qui era il vecchio ghetto, nel senso che nella vecchia città gli ebrei, che già da allora ovviamente venivano, come si dice? Ghettizzati. Esatto, gli ebrei. Perseguitati. Sì. Venivano tutti fatti abitare in questa zona del paese. Ah, ghetto nel senso ghetto, ok. Sì, proprio. Dei ghettizzati. Okay. Cioè non dove c'erano... Sì. Okay. E lo si è capito da quei tre... Simboli. Come si possono chiamare? Dove? Quei tre... Quelle tre punte, capitelli, ecco, no. Diciamo, che non sono appunto romanici, ma sono... Pugliesi. No, ebrei, cioè sono... Ah, sono di architettura ebraica. Sì, sono più arabi. Giusto. E infatti qui c'erano tipo degli archi romani, che poi, come vedete, cioè sono stati fatti archi su archi per cambiare, perché tipo non erano degli archi romani. Wow, allora, c'è un signore, un uomo di mezza età, che abitava a Bari e ha scelto di lasciare la famiglia e trasferirsi a Polignano e vivere come un bohemien, cioè lui non ha una casa ma si fa pagare soltanto eventi di cultura e scrive e arreda la città con queste citazioni che cancella e rinnova ogni tanto. Quanto sei una guida turistica? No, ancora no. È di Monopoli e se tu vai a parlarci, cioè puoi anche andarci, lui ti dice che era famosissimo e che non mi ricordo con chi è che ha cantato, duettato, e poi questo qua dice che l'ha tradito e lui è diventato povero. Ed è vero? Penso è, poi... Non è vero. Sì, sì. Se glielo volete andare a chiedere. Mad World. Tipo, ma io l'ho già vista da qualche parte. Siete fermi, mora. Come si chiama? Sì, ma non penso che ti riduce a suonare l'armonica. Dialetto vuol dire piangere. Chiangere in dialetto si dice. Ed è per questo che questo si chiama. Sto piangendo. In pratica si chiama così perché da quel buco che vedete sotto succedeva che se c'era un attacco che proveniva da mare, i bambini o le donne venivano rapiti da lì, da quel buco. Quindi era appunto. Qui si piangeva dai non pirati, cioè dagli arabi che venivano via mare, capito, ad attaccare. Perché lì? Perché lì tu, se te lo fai da qua, scendi a mare, cioè ci sono le rocce e già direttamente sul mare. Quindi loro se non piccavano trovavano un buco e risalivano via nulla, cioè era uno degli spazi che non erano murati bene. Okay. E vabbè, sia per quello ovviamente si veniva qui a piangere perché era l'ultimo luogo dove si erano visti magari familiari, sia perché ovviamente da qui venivano anche inoltrate nel paese le malattie tramite tipo la peste, cioè c'è un caso di peste a Polignano a causa di questo buco, perché degli abiti furono lasciati qui, cioè il vicolo dove si era. Ed è questo il vicolo Chiangella, quindi Vico Chiangella. Salve, e fa un kebab senza piccante? 19:27 siamo arrivati alla terra. Dov'è la macchina? Lì. Strisce gialle? Sì. Allora metti questo biscotto in evidenza. Ok. È mio nonno. Tua nonna? Mio nipotino. Sì. Ah no, giovanissimo. Oh, yeah. Figlio di mio figlio. Grande. Giovanissimo, complimenti. Eh sì, grazie. Diventa anche tu nonna.
Bellino bambino. No. Quanti anni hai? Fai sentire, quanti anni hai? Fai sentire. E digli almeno come ti chiami. Mi chiami Diego. E non ha capito. Diego. Sì, Diego. Diego. Quanti anni hai, Diego? Due. Appena compiuto. Yeah. 19:47, siamo arrivati all'hotel. Questa è la dimora delle badesse. Guardate i quadri leggendari. Roba da Roberto Marrone. Roba da Roberto Marrone. Mi ricordo di inquietante della ballata. Veramente, bellissimo. Dormire con un quadro del genere nella stanza. 21:30, siamo alla panzeria, panzerotteria gourmet, pizzeria e birreria. 21:30, siamo alla panzeria, una panzerotteria gourmet, pizzeria e birreria, vicino a Polignanamare, e vicino alla dimora delle badesse. E niente, adesso stiamo aspettando di entrare per mangiare. Abbiamo appena finito di mangiare i panzerotti, buonissimi, veramente, cioè leggendari. Non ho fatto in tempo a filmarli perché mi sono sbaranati tutti, ma dopo sicuramente ne riordino un altro. Adesso arriverà la pizza del giorno con la zucca, il formaggio di battipaglia, leggendario, non vedo l'ora. E la pancetta arrotolata, madonna! Esatto, e davvero ho preso la birra fresca, veramente dissetante. Sono le 23:40. Cos'hai fatto che scherzo? Filtri dappertutto, io scherzo, mamma. 9:58, stiamo facendo colazione in non so a che bar, convenzionato con la dimora delle badesse. Berta sta ancora ronfando nella dimora e ora noi mangiamo un cornetto al frutto di bosco. 10:51, avevo lasciato il borsello con tutto dentro, tipo un sacco di soldi, tutti i documenti del mondo, ogni cosa, al bar. Secondo voi l'ho ritrovato? Siamo in Puglia, ricordiamo. L'ho ritrovato. Cioè, leggendario, mamma mia. Esiste ancora gente onesta. 11:49, abbiamo parcheggiato in un parcheggio abusivo. E vi ricordate com'è la frase? Sono 6 euro, mi fa scendere i passeggeri, per favore, venga su a destra. Esatto. Comunque, fra un po' siamo ai trulli di Albero Bello. Simbolismo. Comunque siamo al trullo sovrano con i girasoli piantati. Leggendario. E lì c'è il ristorante dove c'è stato Alessandro Borghese, il vincitore di 4 ristoranti. Leggendario. Solo che mi sa che è tutto pieno. 14:49, siamo al ristorante La Foggia, che è stata la cucina incubo. Leggendario. E niente, ho appena finito il risotto con gamberi e zucchine, buono. Adesso aspettiamo il pesce spada, il vino bianco è un po'... Innanzitutto non hanno il vino bianco per zampa e sa di aceto. Sono le 15:57, siamo usciti dal ristorante La Foggia, che è stata la cucina da incubo. Siamo in un parco sempre di Albero Bello. Sono le 19:05, mi si è attaccata
una cicca nella schiena, non so come, e solo che il fatto che poi si è attaccata anche dentro, okay, l'altro, va bene, non c'è problema, attaccata al sedile lì che impreca infiammata la maglia di merda, zio porco. Oh, non c'è una volta, non c'è una dice volta. Dice zio, però. Anche se non va bene lo stesso. 19:58. Sangue spalmato, spruzzato sul vetro. Siamo arrivati alla nostra casa per stasera. Ieri ha messo 19 gradi. Leggendario, ci vivrei. Natura morta sul vetro. Natura morta sul vetro. Divani leggendari. E dove stai? Wow, leggendario. Sono le 22:33, siamo a Otranto, gli altri adesso stanno parcheggiando. Ecco l'altro di Kevin che sta sprezzando, sì, perché devono pagare il parcheggio. Comunque niente, siamo qua a Otranto e io sono già stato tipo in meno di un minuto scambiato per un parcheggiatore abusivo due volte. Leggenda. 23:51, abbiamo appena finito di mangiare in riva al mare di Otranto, ristorante pizzeria ai bastioni. E niente, dopo essere stato scambiato due volte per un parcheggiatore abusivo, adesso sono scambiato da quel bambino per un cameriere leggendario. Sono le 10:01 e adesso ci stiamo dirigendo per Torre dell'Orso. 10:53, siamo arrivati a Torre dell'Orso, leggendaria. Abbiamo trovato il posto in cui stare. Là c'era troppa massa. Kevin che non tocca. Vai via, vai! Cioè, mi sono buttato un po'. Boom, baby! Va a sapere che no, però. Non c'è niente. Ah, culo, no, si sale, si sale, guarda, guarda, che faccio, ho fatto la gamba. Kevin sembra in panico. Il pavone si butterà, non si sa. Nicola è in panico, mamma mia. Sono in panico, sennò starei lì a filmare la gente. Guarda lì, è alto. Nevroso, guarda lì. Momenti di esitazione di Nicola Sparisi. Si vive una volta. Che 15:16, abbiamo appena finito di mangiare al ristorante e c'è stata una figura di merda atomica perché praticamente
e io, cioè, mi hanno dato il piatto di un'altra persona e io l'ho preso perché era quello che in origine avevo chiesto. Sì. E però niente, niente, è stato un cringe assurdo. Comunque niente, dai, abbiamo mangiato bene. Adesso Nicolas e Marco sono all'ombra, non si sa dove, ma forse dopo arrivano. E invece io e Kevin siamo qua, abbiamo cambiato location, tra un po' andrò anch'io in acqua. 17:26, quelli zingari e non sono rimasti qua. Niente, io ho le cosce che sono proprio rosse. Le serate di prima era il gusto mare. Dove andiamo adesso? Fa il culo. Allora adesso andiamo a Gallipoli, dove dormiremo lì per 2 giorni, cioè 2 notti in realtà. E lì si scrivono i pizzali. E quindi? Metto la maglia per la notte. Io sono un amico speciale? Sì. Grazie. Ciao. Un saluto al Don che ci segue da Cesena. Voglio filmare il tuo outfit. Cucito. Partiamo dal basso. Scrivi su outfit. Ciabatte falafel più mi samosa 5 euro. Andiamo su. Bermuda Fenicondor Fenicondom 50 centesimi. Andiamo su, maglietta Wish con John Lennon. Sgranatissimo, adesso che magari non si capisce, ma arriva sgranatissimo. È storto, perché tra l'altro se non è centrale. Sì, sì, è qua. A sinistra. E viene a sinistra, quindi. Anelli, questo già rovinato dopo un uso, un utilizzo. Satana. Capelli non pervenuti. 21:35, questa è Villa Giulia. Il posto in cui alloggeremo per 2 notti. Adesso andiamo a Gallipoli. La città in cui è situato questo Villa Giulia non so esattamente, ma comunque è poco distante da Gallipoli. Leggendario mini condizionatore. E mo andiamo a cenare. 22:26, siamo arrivati a Gallipoli. Leggendario. E adesso andiamo a fare un giro. 22:53, siamo da Calò Urban Food Experience a Gallipoli. Ho preso 2 panzerotti fritti e 2 arancini, uno bianco e uno rosso. Gli altri sono due. E 38. Stiamo facendo colazione a Villa Giulia, leggendario. Paste, caffè, e questo è già il 4. Leggendario. Metalli. Uscendo da Villa Giulia e là c'è un edificio abbandonato leggendario. Mamma. 11:50, siamo nella spiaggia di Gallipoli leggendaria. E siamo appena tornati dal mare di Gallipoli, adesso in teoria andiamo a mangiare. È stato leggendario perché un balubba è venuto a vendermi la sua merce, ma poi si è messo a farmi una foto al mio anello perché gli piaceva, leggendario. E niente. E per fortuna che ho lasciato i soldi in macchina, perché sennò mi stava convincendo a prendere un braccialetto bello. E nulla, comunque adesso andiamo a mangiare. Mare molto bello, mare di Gallipoli bellissimo. Acqua pulita. 14:07, dopo aver mangiato
kebab sul lungomare di Gallipoli e ritorniamo in spiaggia. Mezzanotte 20, non ho aggiornato le telecamere, comunque siamo a Torre San Giovanni, abbiamo incontrato Massimo Manfredi con la sua famiglia e ora sono qua dentro la gelateria Dolci e Sensazioni a parlare. Niente, nel frattempo abbiamo visto un po' il lungomare, abbiamo fatto una passeggiata, ho trovato una casa dell'acqua dove con 5 centesimi ho bevuto un litro di acqua e là c'è un tipo che sta facendo l'autostop. Leggendario. Ma nessuno sembra cagarlo. Oh raga, ne ha trovato uno. Non ci credo. L'ha trovato, raga. Vediamo, intanto sta imbottigliando il traffico, ovviamente la gente suona, che in meridione succede così. Sta salendo, che bello, magari un serial killer adesso l'ammazza. Leggendario. Mezzanotte 30, siamo alla gelateria Dolci Sensazioni. Ho preso due che non so come si chiamano, ecco, tette della monaca e un pasticcino al pistacchio. Siamo qua con Massimo Manfredi e family. Dolci Sensazioni. Esatto, ed eredito. Sono le 9:57 e sono appena venuto a conoscenza che qua c'è il caffè Quarta, che è un caffè tipico di questa zona e è solo in questa zona. Dopo sì. Se sali non c'è più. Cioè, fino a Bari. Mamma mia. Fino a Bari, esatto, sì. Perché dopo poi i varesi. Bellissimo. Arancia rossa con caffè di quarto e kiwi leggendario. 11:55, siamo arrivati a Porto Cesareo e non Porto Cesareo. Punto prosciutto. Ah ok, punto prosciutto, sì. Adesso andiamo in spiaggia e vedremo com'è. Sicuramente bella, dai. 13:49, stiamo mangiando al ristorante Il Graffio. La punta prosciutto. Ho preso una focaccia con cipolle capperi e un polpettone sommerso dall'insalata. 14:56 sulla spiaggia del Ponte Prosciutto. ...17:15 siamo a Il Graffio, che mi ha fatto qua la pausa post mare perché il mare era veramente stonzo. Adesso andiamo all'albergo, un'ora e mezza di strada che ci aspetta. Berta 26, qualche commento? Troppo strano, un'ora e mezza, pronto per me. 17:31, siamo ad Avetrana, leggendario paese di Michele di Seri. Mamma mia. No, beh, questa è leggendarietà unica, no? Mamma mia. Zio Michele abita qui, è tuttora qui. Ah scusa, zio Michele ha stato qui. Esatto. Madonna, chissà dove. Cosa? L'uva è il mio frutto preferito. Però bianca, l'uva rossa mi fa cagare. Ah, quella bianca allora ti piace? Sì, l'uva rossa mi fa cagare. Kevin che ha preso dell'uva dalle vigne di Avetrana del Zellario. Cioè veramente che uomo. Leggendari. 19:09, siamo arrivati alla città di Mottola e stiamo per andare all'albergo. Il pieno centro di Mottola. Berta, che cosa ne pensi di questa città? C'è dolore. Villaggio Vecchia Mottola.
22.07, siamo al civico 32 a Mottola, gran paesino vicino a Matera. E niente, io ho preso una pizza al salmone, me l'han fatta, ma non avevo la pancetta, ovviamente l'ho già finita. Leggendaria la birra a raffo dal 1919, la birra dei due mari. Allora stanno mangiando. Ma te che adesso avrebbe avuto 16.000 euro. Cosa ne pensi? Buona pizza. Prezzi economici. Sì, dai. E mezzo, sta facendo 100 euro e mezzo. Sì. Un soldo. Lascia 10.40, siamo a il bar delle poste a Mottola. Stiamo facendo colazione abbondante proprio. Tanti vecchi parlano. Berta li ascolta. Che cosa ne pensi dei loro dialoghi? Stai calmo, stai calmo. Sì, sì. La mattina lì sono le 12.12. Stiamo evitando le cacche per terra. Siamo arrivati a Matera, qua c'è il gran panorama dei sassi di Matera, leggendario! Wow! Cacchio! Leggendario! Selfie qua. 12.39. La caverna. Kevin ha trovato un covo nella caverna. Covo proprio, con i zombie. E ora entreremo, sicuramente illegalmente. C'è un vecchio lì con la barba che... Mi cago. Ah, proprio urbex, cioè, tra le rocce. Vediamo. Mi guardo io. No, dai, perché? Perché lui è un fiffone, lui non è un amante dell'urbex, è un pezzo di merda. Mi gioca anche a sé lui. Dai, vai. Guardo... No, urbex, leggendario. Ho paura che ci siete, ragazzi. Veramente, Nicolas di merda. Ci arriva il Mind Flayer e li mangia tutte e due. Mamma mia, che bello, che bello. Leggendario. Sto facendo tutte le cose perché non vedo c'è niente. Che urbex. Finito o no? No. Dai, io là. Io... Grotta, vieni in baba boom, poi ma sono dei fifoni. Purtroppo l'urbex è qualcosa che non tutti possono amare. Venta lì, vieni con me. Il flash, cava quel video. Ma aspetta, qua devo fare documentare. Wow. No, ma stiamo scherzando. Una vastità, un passaggio segreto nelle grotte. Quanto è grande? Leggendario. No, vabbè, ma cioè. E la continua. No, io sì, cioè, non posso non resistere a questa cosa. Tra l'altro siamo in assoluta proprietà privata, cioè ci arrestano. Leggendario, cioè. Sono andato là e c'era una porta serrata che conduceva alla città, quindi questo probabilmente era un passaggio segreto tra le grotte, leggendaria. Qua intanto ho trovato una freccia leggendaria. Wow. E tutto qua c'era, non si vede perché, ma è tipo c'è un buco immenso lì, un burrone, cioè proprio che wow, leggendaria, sedia leggendaria abbandonata nelle rocce. Ed è qua nel nulla di Matera, tra i massi, che si nasconde questo passaggio segreto tra le rocce. Leggendario.
piccolo qua. Cioè, mi hai infilato un dente nel braccio. Però... Il coraggio di Berto 26. No, ma il problema è che si iniziava a rinviare. No, quando gli ho allungato la mano ha fatto tutto. Hai provato a allungare? Sì. Non lo so, no? Cosa è passato da tutto? Piuttosto suono un campanello, cioè gli dico, guarda, cosa passato da qua c'è un cagli da te. Non mi interessa niente, cago. Non morire. Riesco infamato da un uomo, c'è tutto una denuncia. Per violazione di proprietà privata. Dici? No, non scritto niente. Ecco tutti quei cagliati di Fierro. Che urbex leggendario. Infatti sì, c'è tutte quelle merde per terra. Ma sei sicuro che stava qua nel video? Sì, perché nel video. Lo sento giù, lo sento. Forse è già giù. Turo! Non sale. Lo sento giù, lo sento ancora. Aspetta che mi ha fatto accomodare. Ma voi dove l'avete visto? Ah, nel video. Ah, nel viale che dopo si va dentro al paese. Non è che è uscito sulla strada. Oh, un cane fantasma, ti immagino. Ti scusi ancora? Dio, non so scusa, ma è stata privata. Lune 23. Matera è la città perfetta, cioè piena di fontane e piena di urbex e case abbandonate, ti giuro, è la cosa più leggendaria che esiste. No, bellissima. Mi piace tantissimo. 13:57, siamo ai Palmenti, Matera, ristorante leggendario. Abbiamo appena preso un vino primitivo che si chiama Symbol, 15,5% di graduazione alcolica leggendaria, e mo aspettiamo gli altri piatti. 15:15, siamo appena usciti dal ristorante, buonissimo, gli darò 5 stelle su TripAdvisor. Ora ultima panoramica a questa città di Matera, di Sassi, leggendaria. Ma è molto di più quello che non si vede. C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. Io vivo altrove e sento che sono intorno nate le viole. Matera fu la mia prima amica a scuola, dove mangiai il primo Nicolas di me. Matera fu la mia prima amica a scuola, dove mangiai il primo dolcissimo pane del lavoro. Sedie con l'Yggdrasil leggendario. Sono le 19:30. E siamo qua in una stazione di servizio in autostrada, stiamo per tornare a casa. Abbiamo fatto strada.